Buonasera, buonasera, ben ritrovati dalla pizzeria ristorante al 22 alla Pigna Secca, dove c'è di scena una nuova super puntata di Club Napoli Night. Parleremo della gara con il Sassuolo, ma sicuramente a catalizzare il momento c'è la Champions, Champions che si sta giocando, Champions che ritroveremo martedì prossimo, e noi saremo qua prepartita e post partita della gara contro l'Eintracht. Sarà una super sfida e noi la vivremo proprio qui dalla pizzeria al 22. E allora stasera puntata con due ospiti importanti, soprattutto ringrazio per essere con noi qui al ristorante al 22 la cara amica, collega che conosciamo già da tempo, ha collaborato anche con noi con Club Napoli in altri momenti, Raffaella Iuliano. Ciao Raffa, grazie di essere Francesco. Con noi. Grazie, grazie a grazie, te, grazie agli amici telespettatori e a chi ci segue sul web, su Facebook, ormai sì, ci seguono ovunque, Club Napoli, è impossibile Napoli, non seguirci. Da tutte le parti, canale 77, Guarascella, ricordati, Guarascella. Francesco, aspetta, io sono in difficoltà. Che è successo? Parlare di calcio con questo profumo di pizza. Lo so. Benvenuta nel mio mondo. E Raffaele D'Antonio, che è stato tante volte inviato qui per le partite, pre e post partita. Oggi sei nella serale. Oggi nella serale. Buonasera a te, Francesco. Buonasera a tutti. Oggi Raffaele e Raffaella. Sì, giusto per semplificarti la vita. Quindi molto molto bene. Molto molto bene. Allora ragazzi, subito una notizia, perché con l'aiuto di Davide in regia, che saluto, e con Luigi Martorano e Renato Pagano, che sono qui invece al 22, subito una notizia sulla questione dei biglietti Napoli-Eintracht. Ragazzi, è tutto finito. Con l'aiuto di Davide fra poco vedremo questa schermata, praticamente ultimi posti in tribuna Posillipo e nei distinti inferiori. C'è un pochettino di disponibilità ancora nei due anelli inferiori della curva A e della curva B, poi tutto esaurito nella curva superiore, nella curva B superiore, nei distinti, ragazzi, distinti superiori tutti esauriti e la tribuna nisida. Questo è un dato importante, diciamo che praticamente i tifosi del Napoli hanno grande voglia di vedere il Napoli contro l'Eintracht nella giornata ritorno. Ricordiamo che si gioca il 15 di marzo, è fra un mese praticamente, fra esattamente un mese questa partita. Biglietti polverizzati in meno di 3-4 ore, oggi c'è stata l'apertura, e addirittura solo per gli abbonati, perché queste sono le prelazioni per gli abbonati, praticamente per chi non è abbonato non ci sarà quasi nulla. Sappiamo che il Napoli spesso e volentieri poi rimette in circolo qualche altro biglietto proprio per non escludere chi non è abbonato, lo farà casomai nei prossimi giorni, qualche biglietto uscirà, però questo, Raffaella, parto subito da te, è un dato eclatante o no? No, non è eclatante, nel senso che stiamo ovviamente la schermata, ce l'aspettavamo, tra l'altro tutto esaurito anche a Francoforte, perché sì, ovviamente tutto pieno, per quel pieno, poco che pieno c'era a disposizione i napoletani sono andati ovviamente già in massa in Germania, quindi non c'è la possibilità di vedere dal vivo la gara per chi non ha acquistato, per chi non è stato così fortunato da trovare il biglietto, biglietto, perché sì, ovviamente molte persone avevano già preso magari aereo, albergo, e non hanno trovato i biglietti all'ultimo momento. Diventa una situazione anche effettivamente difficile, sì, complicata. E a Napoli ovviamente, anche se manca un mese, ma si sa che le cose importanti si prendono subito, quindi non mi meraviglio. Naturalmente biglietti, come hai detto tu, polverizzati, alle 14 hanno aperto la vendita e subito finiti, quindi io non so neanche se questa prelazione vale poi fino in fondo, perché poi nel senso che tanti avvocati, tanti abbonati magari poi, sì, sono rimasti anche senza. Senza, sicuramente, perché peccato, poi c'è la possibilità di acquistare due biglietti, se non ricordo male. Sì, sì, solo due, sì. Raffaele, è un, come dire, è una sorpresa o no, come diceva anche Raffaele? No, io non credo sia una sorpresa, Francesco. In questo momento c'è una napolimania che viaggia sempre più forte. Io sono stato allo stadio domenica con la Cremonese, sì, e c'era il pienone. Io insieme a voi sono stato spesso allo stadio quest'anno, a partire da
l'autunno, quindi settembre, ottobre, non mi ricordo precisamente quando abbiamo iniziato ad andare allo stadio insieme con voi, e c'è sempre, sempre più gente. Ho visto domenica uno stadio pieno anche nelle, gli anelli inferiori delle curve, che sono, diciamo, quelli meno gettonati per una questione di prospettiva. Purtroppo non, la visuale non è delle migliori, io ero in curva inferiore, la curva inferiore, perché sono andato con degli amici e non ho trovato i biglietti per la superiore, e la partita è difficile da vedere, ma era pieno, sia la curva A che la curva B erano completamente piene, e stiamo parlando di un Napoli-Cremonese, non di una partita di Champions League. Quindi se l'appeal in questo momento del Napoli è superiore a quello della competizione, è chiaro che poi quando c'è anche la competizione che aiuta, come in questo caso la Champions, questo turno preliminare di Champions, aiuta ad andare a vedere la partita, andare a polverizzare quelli che sono i pochi biglietti che ognuno di noi può prendere, perché come dicevi tu giustamente se ne possono prendere solo due per volta e non quattro come si fa di solito, vuol dire che ancora più persone erano connesse al sito, ancora più persone sono andate ai botteghini a comprare biglietti. Io sentivo oggi parlare alcuni tifosi per strada e già pare che su internet dopo mezz'ora, 20 minuti già non ci fosse quasi più disponibilità in quasi tutti i settori, quindi ancora meno tempo, c'è avuto ancora meno tempo del solito. E ricordo che abbiamo parlato, mi sembra fosse novembre, di problemi sui siti, ti ricorderai che abbiamo chiamato anche le ricevitorie, e in quell'occasione c'erano state code lunghissime, io mi ero messo in coda per vedere l'Inter, per vedere un'altra partita, ma in questo momento lo ricordo, e dopo 3 ore di attesa sono riuscito finalmente ad accedere poi alla possibilità di acquistare il biglietto. Questo oggi non è andata neanche, non sarebbe andata neanche così, quindi è diciamo vero. Che non è una grossa sorpresa. Allora 342 38 12 922 per interagire con noi, ci abbiamo tante cose da farvi vedere. Prima di tutto chiedo a Davide di fare questo omaggio al 22. 22 è una pizzeria storica, cara Raffaella, tu conosci come me quella che è la Napoli dei monumenti, delle storie, dell'esoterismo, la Napoli senza mare, come spesso chiamo io, e la Pignasecca è uno di quei posti storici della nostra città, particolare, popolare soprattutto, e vissuta da tanti amici. E al 22 la pizzeria è storica. Ragazzi, Quarascelli ha segnato un gol al minuto 22 della giornata 22 nel giorno dei 22 anni. Ragazzi, cioè, questa è una cosa fantastica, proprio un omaggio di Quarascelia al 22 in un campionato che è iniziato nel 2022, bravissima, e che ha il numero 77 come Teleclub Italia, quindi insomma guarda che cosa bella, eccola qua, la stiamo vedendo anche noi, la nostra bella schermata. È un regalo, è un diciamo una cosa simpatica che abbiamo voluto dare al ristorante pizzeria al 22, a Giovanni Improta. Però parto da Raffaele D'Antonio e poi vado da Raffaella. Quarascelia sta facendo cose eccezionali, questo è un giocatore che veramente sta crescendo settimana dopo settimana, e insieme ad Osimhen, dopo vedremo un'altra slide, sta facendo veramente cose incredibili. Incredibile dire poco, Francesco, perché ricollegandoci alla schermata che abbiamo visto poco fa, 22 anni alla prima stagione nel campionato italiano, dove era militato in campionati inferiori, quello georgiano, quello russo, diciamo, è stata la sua sfida maggiore, e poi arriva qui al campionato italiano a 21 anni e in 6 mesi ci mostra quello che ci ha mostrato, un giocatore che sono almeno 3 mesi che è un osservato speciale delle difese avversarie. Non c'è squadra che non gli metta un uomo fisso in marcatura, che non lo difenda duro. Abbiamo parlato spesso dei tanti calci che lui prende in partita, che sono giustificati tra virgolette dal fatto di non riuscire a fermarlo in maniera diversa. Le difese italiane non riescono a mettere un tampone a questo giocatore che fa cose incredibili, che ha una resa, se vogliamo essere un po' meno poetici ma un po' più concreti, una resa incredibile, perché gol, assist, giocate, sta facendo veramente uno show incredibile che nessuno sarebbe aspettato così alla prima stagione, quando è arrivato quest'estate, quando l'abbiamo visto, noi l'abbiamo visto in ritiro a Di Maro prima e a Casa di Sangro poi, sembrava dare delle
buone idee, dava dei buoni spunti, ma ci saremmo immaginati che pochi mesi dopo, sei mesi dopo, saremmo qui a parlare di quanto quel ragazzo è riuscito a fare in questa prima parte di stagione. Allora, prima di sentire Spalletti che accomuna, lo paragona a un grande giocatore che è Salah del Liverpool, poi lo sentiremo fra un attimo, però Raffaella, questo ragazzo prima di tutto forse non ce l'aspettavamo, o forse ce l'aspettavamo anche qua, insomma anche qui aspettavamo di vedere un giocatore diverso da quello che era stato Insigne per esempio, però un giocatore che poteva cambiare le partite così tanto forse non ce l'aspettavamo. Assolutamente no. Dobbiamo dire che la cosa importante, la cosa che si nota di più è proprio la sua giovane età, nel senso che un ragazzo di 22 anni appena compiuti ha già quella maturità di gioco che non ti aspetti, è riuscito a superare dei momenti difficili come degli infortuni, delle situazioni che avrebbero magari messo in crisi anche calciatori più esperti, più grandi, più titolati, e invece lui ha preso in mano se stesso. Molto spesso prende in mano l'intero reparto d'attacco, riesce anche a essere un punto di riferimento per i compagni, cosa che tu a quell'età non ti aspetti, e credo che questo sia la forza di Kvaratskhelia e la sua maturità che magari sorprende anche lui, e poi probabilmente anche l'essersi trovato così bene a Napoli, perché io questo credo che sia un fattore da non sottovalutare, il fatto che lui si trovi bene con questa squadra, con i compagni di squadra, e si trovi bene anche con la città, che per quelle volte purtroppo rare che abbiamo avuto però la fortuna di vederlo a contatto con i napoletani, è un tipo di ragazzo che abbraccia facilmente questo calore, questa passione, e questo è molto importante, perché a livello caratteriale Napoli o la ami o la detesti, insomma, quindi lui da questo punto di vista la ama, si vede che ha sposato in pieno la causa, e soprattutto credo che si renda conto dell'importanza e del valore che un primato in classifica che possa arrivare fino in fondo può avere per questa città. Allora, adesso ci vediamo un attimino Spalletti, sono veramente 40 secondi, quindi chiedo alla regia di far partire il filmato con Spalletti che paragona Kvaratskhelia a Salah, Momo Salah, poi mi dite se siete d'accordo. Allora, vediamolo, dai. Ma tutti hanno qualcosa di particolare, lui è veramente uno che ha questa sensibilità nel dribbling, nell'accarezzare la palla, nel portare quelle finte così, così difficili da cui difendersi, però forse Momo Salah è uno di quelli che aveva questa qualità nello stretto, e poi questa finalizzazione così precisa che non sentiva le pressioni, perché lui si vede che è un ragazzo tranquillo, un ragazzo eccezionale che avrà un grandissimo futuro. E allora queste erano le parole di Spalletti. Momo Salah sì, Momo Salah no? Ni. Nel senso che da qualche punto di vista sì, però non vedo, cioè io credo che Kvara sia molto uguale a se stesso, sì. E quello che colpisce di lui soprattutto è il divertimento che prova, sì. E la gioia che prova nel giocare a calcio, nel segnare, sembra un concetto banale, ma non lo è, perché anche nelle situazioni più tese, nelle partite magari più difficili, come poi vedremo, affronteremo sicuramente un ottavo di Champions non semplice, io lo vedo spensierato in un certo senso, e questa spensieratezza aiuta anche a gestire una certa tensione che poi molto spesso può essere controproducente. Bene. Comunque è un bel complimento. Ah, insomma, sicuramente. Perché, cioè, Momo Salah, sì? Mi devo per forza accodare a voi, perché se dobbiamo parlare di alcune delle caratteristiche di Salah, le ripeto sicuramente in Kvara, la progressione palla al piede, l'essere micidiale sotto porta, però ci sono anche tante cose che il georgiano ha che sono, come hai detto voi, sue, la spensieratezza, la gioia del giocare, anche la cattiveria, perché io ricordo distintamente nell'andata proprio di Champions con l'Ajax essere stato oggetto di un paio di interventi piuttosto ruvidi, se non per non dire proprio cattivi, che sono culminati 2 minuti dopo con un gol
anche abbastanza polemico, dove il giocatore non è esultato perché non so sbagliare, era già il quarto, quinto gol che il Napoli segnava, però capito, cioè, gli ha dato quella spinta, questi squadri ha dato la spinta per essere ancora più incisivo e per fare un gol, per diciamo dare uno smacco ai difensori che in quel momento l'avevano bestagliato in maniera piuttosto forte. Quindi diciamo che ha fatto un grande complimento Spalletti a Kvara, certo. Noi speriamo che il futuro di Kvara sia ancora più roseo di quello che è stato di Momo Salah, che è un signor destino, diciamo, certo. Roseo no, magari azzurro, infatti, bravo, 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 bravo. Allora, diciamo di sì. Allora ragazzi, io vabbè, già c'è un po' qualche messaggio a Marcordo per te, 342 38 12 922 Raffaella, arriveranno messaggi come quello del nostro amico Ferdinando Francese da Ischia, che dice puoi mandare un abbraccio forte a Raffaella Giuliano, sai benissimo che sono più che ventenne, sono solo straemozionato al pensiero che suo padre ha fatto parte del grande Napoli. Mi piace pensare che la mano su questo possibile scudetto ce l'ha messa anche lui, grande Carletto. Poi dice è un mentore, era un collante tra Moggi e Ferlaino, dice finalmente anch'io spero di vedere il primo scudetto. C'è sempre un po' di Amarcord, non possiamo non parlare di Carletto, ma lo faremo più tardi, ve lo prometto, un pezzettino la nostra Raffa mi perdonerà. No, intanto ringrazio Ferdinando e lo abbraccio, non ho il piacere di conoscerlo, ma quando vengo a Ischia, visto che ci vengo spesso, avrò piacere di, ecco, bravo, di conoscerlo. Sì, vi vedete a Ischia, una bella idea. Allora, sempre al nostro 342 38 12 922, il numero dei WhatsApp, ci scrive l'avvocato Luigi De Falco. Pensa, Raffaella, l'avvocato De Falco mi ha regalato una delle buste con il francobollo del primo scudetto, e lui ha detto io ne ho un altro po' di queste buste conservate che vorrei regalare alla squadra nel giorno in cui sarà, e non diciamo altro, quindi io ci proverò a farle arrivare, e mi ha fatto addirittura l'equazione del campionato. Allora te la leggo: T uguale ad A più 3B più 3C, dove T è il massimo punteggio e sono i punti attuali, B sono i restanti 5 scontri diretti tra le prime, e C gli ulteriori 11 scontri con le altre. Pensa te. Certo, ognuno vale 3 punti. Mamma mia, si nota che l'Inter può raggiungere al massimo 92 punti e che il Napoli avrà 92 punti anche perdendo gli altri 5 scontri diretti. Ragazzi, io più di questo, ormai i nostri tifosi sono diventati anche dei matematici. Come si chiama? Avvocato, l'avvocato Luigi De Falco. Luigi De Falco. Complimenti, io poi sono appassionata di matematica, quindi dopo me lo studio meglio questa equazione. Brava, te la devi studiare questa equazione, sì, perché io sono rimasto così, ho detto mamma mia. Io quando vedo le equazioni mi emoziono, mi ricordo un po' il liceo. Anche io, ma in maniera diversa, diciamo, un po' opposta. Non me la ricordo proprio questa equazione, quindi non vi metto siete neanche... Siete così scettici, c'è il romanticismo anche nella matematica. No, ma figurati, Raffaele. Per carità. No, comunque questi sono numeri eccezionali, cioè il Napoli ha veramente un margine importante, però è chiaro che adesso arriva il Sassuolo, il Napoli deve fare la sua parte. Che cosa hai notato con la Cremonese? Una partita un po' diversa, un Napoli che è sembrato non impacciato ma un po' in difficoltà nei primi minuti. È stata l'aggressività della Cremonese o il Napoli che ha un po' abbassato il ritmo? Allora, la Cremonese è partita molto forte, ha giocato, esatto, in maniera molto maschia, se si può dire, perché subito ha puntato a dei falli, quindi ha cercato di dare il tutto per tutto in qualche modo. Il Napoli probabilmente ha voluto attendere, sì. Era un Napoli dei cosiddetti titolarissimi, quindi magari il rischio che abbiamo poi purtroppo vissuto in Coppa Italia magari non c'era. Per questo credo che in qualche modo gli azzurri abbiano anche fatto sfiancare un po' gli avversari, per poi alla lunga ovviamente stabilire di nuovo le forze in campo, ed erano quelle che poi abbiamo visto, quindi è stato effettivamente una partita particolare rispetto a quelle che vediamo di solito, perché naturalmente il Napoli tende subito a prendere in pugno la partita, soprattutto con determinati avversari, però non dimentichiamo che la Cremonese
quest'anno aveva messo in difficoltà non soltanto il Napoli in Coppa Italia, ma anche altre big, anche in Coppa Italia, quindi insomma, diciamo che ce lo potevamo aspettare, e forse è stato anche meglio non sprecare troppe energie, anche perché insomma ne abbiamo sprecate abbastanza per la Coppa Italia, ci è bastato. Raffaele, numeri pazzeschi, vedremo anche adesso la schermata. Oggi in puntata nel pomeriggio a Club Napoli News abbiamo fatto vedere anche le due classifiche a confronto, cioè da un lato la classifica del campionato scorso con l'Inter che era prima in classifica e pensa aveva soltanto 2 punti alla 22esima giornata, 2 punti sul Milan, e oggi il Napoli invece ha 15 punti sulla seconda che è l'Inter, cioè numeri veramente pazzeschi. Incredibili, pazzeschi. Come dice bene la nostra grafica, i numeri del Napoli fanno veramente impressione perché raccontano in maniera abbastanza precisa una solidità che il Napoli sta avendo quest'anno, una solidità che fa ancora più scalpore rispetto a quello che è stata la classifica lo scorso anno. Ricordiamo tutti come l'Inter al giro di boa dopo Natale, eccola qua, la stiamo vedendo la classifica, molti più punti. Quella dell'anno scorso, 50 punti l'Inter, 48 il Milan, 46 il Napoli. Ragazzi, c'erano 4 punti tra il Napoli e l'Inter che era terza, oggi ce ne sono 18. Sai che sembra 18. Un concetto lontanissimo, sì, di vedere quella classifica. Bravo, hai ragione, sembra veramente un sogno di 10 anni fa. No, ma guarda che è una cosa incredibile la differenza tra la seconda ma anche con la terza. Il Napoli ha 18 punti sulla terza, l'Inter aveva soltanto 4 punti sul Napoli. Raffaele, ti abbiamo interrotto, però vai, che sono, come dicevamo, numeri pazzeschi. Sì, perché ragazzi è fondamentalmente quello che va oltre, quello che è superiore, quello che è diverso tra le due classifiche, non è nient'altro che il Napoli. Perché fondamentalmente l'Inter aveva avuto un calo, ci ricordiamo tutti lo scorso anno, da gennaio in poi aveva smesso di avere quel ritmo partita molto importante, quei tanti punti che aveva fatto nella prima parte di stagione. Quest'anno il Napoli non solo ne ha fatti di più e non ha avuto questo calo che ha avuto l'Inter, ma fondamentalmente l'Inter sta facendo un'ottima stagione, cioè se andiamo a equiparare l'anno scorso e quest'anno, l'Inter non sta facendo un brutto campionato. No, no, ma infatti lo stesso Milan che è in difficoltà. È il Napoli che sta facendo qualcosa. Sì, il Napoli più. Sta facendo qualcosa l'Inter in più. L'Inter sta facendo un campionato normale. Con i suoi alti, sì, e bassini, però ci sta. Ma rimane comunque un ottimo campionato, l'hanno detto più volte sia Inzaghi ma anche Allegri prima di tutta quella questione che conosciamo bene della penalizzazione della Juventus. Le due squadre rispettivamente Inter e Juve hanno fatto due campionati ottimi fino a un certo punto, hanno nelle ultime partite hanno una serie di vittorie, qualche basso come dicevi giustamente tu, il pareggio con la Sampdoria e l'Empoli per l'Inter, la penalizzazione e la sconfitta di Napoli e non solo per la Juve, ma erano squadre che nelle ultime e sono squadre che nelle ultime 10-15 partite hanno una decina di vittorie, 11-12 vittorie, sì, un paio di pareggi, una sconfitta, due sconfitte e un pareggio, insomma questi sono numeri importanti e che diventano piccolini, impallidiscono di fronte allo schiacciasassi Napoli che, bravo, ha una serie di risultati utili infinita, ha perso una sola partita in stagione che era quella di inizio anno con Inter, ha 2 pareggi di inizio stagione con Fiorentina e Lecce e poi solo vittorie, 59 punti stanno lì proprio. Poi ha dei quello. Numeri della difesa che fanno paura, che fanno, sì, rabbrividire. Si traducono questi 59 punti in pochissimi gol subiti, in tantissimi gol fatti, ma tutti questi numeri comunque non riescono a spiegare il dominio di questa squadra, bravo, sì, che c'è in campo. Quando il Napoli gioca, che sia la Cremonese piuttosto che l'Ajax, piuttosto che l'Inter, anche con l'Inter che è stata diciamo l'unica sconfitta il Napoli non ha fatto partite terribili o ha giocato male, ne ha sempre dominato. Se finisce pareggio quella nessuno può dire niente, assolutamente. Allora aggiungo, giusto per chiudere, che purtroppo la partita con la Cremonese sarà la prima, in realtà già dalla precedente, di una serie di partite che il Napoli dovrà giocare in questa maniera, con squadre che si vanno a chiudere. No,
a cercare di prendere il pareggio o a magari a colpire in contropiede, perché i numeri sono impietosi, la forma è impietosa, e quindi tutti cercheranno, anche poi magari forse le grandi, diciamo, gli scontri diretti saranno un po' più divertenti a vedere, con squadre che magari proveranno a fare gioco, ma altrimenti vedremo solo squadre chiuse 11 uomini nella propria tre quarti, pronti così a ripartire. È così. Allora, Enrico Porzio ci scrive: le coincidenze non sono solo un caso, tipo ADL Ferlaino vincono al 18° anno. Se le coincidenze sono solo un caso, ADL Ferlaino vincono al 18° anno, il Napoli perde con l'Inter e la Cremonese nei quarti di Coppa, festeggeremo in casa con i Viola come allora, io preferirei, no, non lo dico questo perché alla Juve ad aprile, io ho detto 7 maggio con la Fiorentina è la data giusta, però rispondendo è la data giusta perché a metà tra 29 aprile e 10 maggio, bravissima, e soprattutto perché poi con la Fiorentina, quindi sarebbe ancora un corso e ricorsi, no, diciamolo che non sono coincidenze, però noi ci crediamo un po', la terza volta il mondiale dell'Argentina è veramente difficile immaginare che siano solo coincidenze, perché effettivamente mai come quest'anno c'è una coincidenza anche di stelle, bravo, infatti sì, di pianeti che stanno veramente indicando la strada giusta al Napoli, quindi come dice giustamente il nostro amico Enrico da casa, è anche possibile questo. Grazie Enrico, e anche io ho pensato a questa cosa, sai, dei 18 anni di De Laurentiis e di Ferlaino, quindi evidentemente il Napoli è diventato maggiorenne. Bravo, in qualche modo maggiorenne. Può assurgere al ruolo di campione sì. d'Italia. Allora c'è Rosario Izzo che ti fa una domanda, ti fa i complimenti e dice: Rosario Izzo è un mito, diciamolo. Sì. Allora, col Sassuolo conviene fare un po' di turnover o si può andare avanti con la formazione tipo nonostante l'impegno di martedì? Complimenti a te, complimenti alla trasmissione. Poi sentiamo anche i tifosi cosa ne pensano. Vai, dimmi. Allora, col Sassuolo diciamo che la razionalità consiglierebbe anche di usare il turnover. Il problema è che questa squadra, che ha delle ottime scelte anche come seconde scelte linee, in panchina, funziona talmente bene come titolarissimi, e poiché il Sassuolo non è un avversario semplice, non è una sfida, come dire, da sottovalutare, esatto. Io non punterei al turnover come, diciamo, squadra in campo. Poi magari anticiperei un pochino prima le sostituzioni, prima del 60°, però dire, magari farei un turnover a metà ragionato partita, ma cercherei prima di mettere in caldo il risultato, perché non possiamo rischiare. Dopo ne riparliamo meglio, diciamo, capendo anche le possibilità dei ruoli, no? da poter cambiare, anche se oggi è mercoledì, quindi comunque ci saranno ancora 2 giorni di lavoro, non ci sarà Raspadori che abbiamo capito che sarà fermo forse un mesetto, speriamo di no, però insomma il problema l'ultimo aggiornamento di oggi era che stava facendo terapie, anche se non era stato ancora specificato bene quale sia il suo problema, ma probabilmente ancora non sono stati fatti tutti gli esami strumentali del caso, quindi probabilmente entro venerdì avremo una risposta più chiara sulle sue condizioni. Allora, con l'aiuto della regia ci vediamo il Vox che è stato fatto tra i tifosi, poi andiamo in pubblicità, ma restate sul canale 77, restate collegati su Facebook, anche sulle nostre dirette, perché dopo avremo un altro ospite in collegamento, un amico, un grande allenatore, quindi restate con noi, vediamo il Vox, poi la pubblicità. È stata una bellissima partita da parte del Napoli, come al solito Garaschera e Osimhen, una buona Cremonese, però il Napoli quest'anno è fortissimo. Molto importante una vittoria, aiuta anche al morale della squadra, fa crescere come gruppo e innanzitutto anche in classifica. Gliel'abbiamo regalata la partita in Coppa Italia. Io che vengo da fuori, le dico, sono salito su un taxi stamattina e il signore, il taxista, era estasiato da questo Napoli e si vive subito quello che provano i napoletani in questo momento. Il Napoli quest'anno deve vincere, ce lo meritiamo. Bisogna vincere, vincere e vincere senza sottovalutare nessuno e seguire il nostro allenatore che dice delle cose sante. Che Napoli ha giocato anche con la seconda squadra, cioè diciamo che erano giocatori più giovani. Mancano 13 vittorie per lo scudetto. Speriamo bene, anche se la Cremonese ha dimostrato di saper giocare, non so come fa a stare in ultima in classifica.
bisogna guardare la squadra, perché Napoli è una squadra molto unita, si vede che quest'anno vuole vincere lo scudetto. Elmas si è dimostrato un grande giocatore ed è all'altezza di poter giocare nella nostra squadra. Canaschella, perché è molto forte, è lui che sta combattendo come tanti altri, però lui è il più forte della squadra. Osimhen invece, dal primo giorno che è arrivato, sapeva che era un mito. Elmas mi è piaciuto molto, ma chi mi è piaciuto tantissimo è Lozano, che ha fatto la doppia fase, sia difensiva che offensiva. Ieri veramente ha giocato bene. A me quello che spicca più di quello che mi ha meravigliato più è Kim. Spalletti ha creato un ottimo gruppo, ognuno che entra fa la sua parte in modo eccezionale. Guardi, io spero che Osimhen almeno per un altro anno possa rimanere con noi, però Kvara per i prossimi 3-4 anni penso non ci siano proprio dubbi, sarà il nostro punto di riferimento. Certamente è una bella rivincita, dove deve continuare così, perché non si deve sottovalutare nessuno avversario, dice anche il mister Spalletti, andare avanti per la nostra squadra. Dal ristorante Pizzeria al 22, noi siamo live con Raffaella Iuliano e con Raffaele D'Antonio, ci potete seguire anche sulla nostra diretta Facebook, mi raccomando scriveteci al 342 38 12 922. Parlavamo prima di Sassuolo, abbiamo sentito anche i tifosi che parlavano invece della sfida e della bella vittoria del Napoli contro la Cremonese. E ancora, ritornando a quello che è il discorso un po' del turnover, lo chiedevamo a Raffaella prima con il nostro amico che ci chiedeva insomma se ci sarà un po' di turnover, lo chiedo anche a Raffaele. Allora, secondo me no. Vedremo proprio zero turnover. Secondo un paio di, paio di nomi, sì. Definiamo un attimo turnover. Il turnover attuale nel 2023, come diceva il grande Benitez, ricordiamo, due, massimo tre giocatori che cambiano, tenendo da parte Lozano, Politano e Mario Rui Oliveira, che sono diciamo intercambiabili in maniera un po' più semplice. Per il resto io mi aspetto di vedere quasi tutti, cioè praticamente tutti i titolari. Forse l'unica cosa che io azzarderei è un cambio Dombele per Anguissa, con Anguissa che è un po' scarico rispetto all'inizio della stagione, ancora secondo me si deve riprendere bene dal mondiale, non è ancora al 100% della forma. Dall'altra parte invece vedo un Dombele in rampa di lancio, sì, lui il mondiale non l'ha fatto, ha avuto tempo per mettersi in forma, ha subito diciamo un lungo percorso di ripresa fisica, perché ricordiamo di essere arrivato in estate, da considerando che da tanto tempo che lui non giocava, quindi c'è avuto molto più tempo, perché è arrivato quasi a fine mercato, quindi non ha potuto fare il ritiro con i compagni e quindi c'è avuto molto più tempo a rimetterlo in forma. Ma adesso c'è, adesso fisicamente c'è, l'abbiamo visto anche nelle ultime uscite del Napoli, entrare sul finale della partita, 70esimo, 75esimo, e dare il suo apporto alla partita, cosa in questo momento mi sento di dire anche sta dando un po' meno, non sta giocando male, però per carità, lo sai, però entra in carbura nel secondo tempo, sì, è così quest'anno. Io l'ho visto sia con lo Spezia che con la Cremonese, poi dopo sentiamo anche Raffaella, migliorare a gara in corso, però è lontano dal devastante anche sì, di inizio stagione, sì, che vabbè, oltre a regalarci anche qualche gol e quindi a migliorare ancora di più le sue prestazioni, comunque dava una sensazione di dominio a centrocampo fisico e tecnico che in questo momento non è ancora così pronto, così evidente come lo era allora. Quindi io credo che magari se dovessimo fare un po' di turnover o di cambi, lui potrebbe essere uno di quelli che potrebbe rifiatare, sì, potrebbe avere beneficio anche nel rifiatare. Certo. Allora, anche sa, uno dei nomi insomma da far rifiatare un po'. Allora, in realtà a me è piaciuto molto quello Cremonese. È vero che è cresciuto, come dicevi tu, quindi è partito magari un pochino più in ombra e poi è cresciuto, però io vedo che è stato proprio Anguissa ad allargare le maglie della Cremonese quando tendeva in qualche modo a bloccare il gioco del Napoli, quindi forse sì, potrebbe partire in seconda battuta, forse proprio per
perché per gioca meglio nel secondo tempo. E quindi a questo punto facciamolo giocare direttamente nel secondo tempo. Però insomma io ho visto un'ottima prestazione. Poi concordo con il tifoso nel sì. Vox che hai lanciato, che nell'elogio a Lozano, che effettivamente bene, si Lozano. È speso bene, moltissimo fatto. E si è speso molto, a volte l'abbiamo visto come ultimo uomo di difesa, quindi veramente andava a salvare anche situazioni che diventavano pericolose. E che bello vedere Lozano così, perché se penso all'epoca in cui veniva bravo. I messicani ci odiavano perché noi, mia, con Gattuso, non lo facevamo, ricordo, no, noi non lo facevamo giocare, quindi immaginavamo già un caso Lozano. Invece è bello vederlo così inserito alla perfezione in una squadra comunque con una concorrenza non da poco, perché ovviamente poco, sì. Il settore soprattutto avanzato del Napoli è di altissimo livello. Però per me gioca Politano col Sassuolo, poi si vede con la Champions, perché è anche insomma, possibile. Lozano ne ha fatti due adesso di fila, potrebbe giocare invece Politano col Sassuolo nel giro del turnover di cui parlavamo prima, e poi vedere chi dei due poi sceglierà Spalletti per la Champions che diventa ora il punto principale, ma ne parliamo dopo perché insomma sono tanti i temi. Allora chiedo alla regia, in attesa che, dell'ospite, se ci vediamo anche un altro pezzettino di Spalletti, uno Spalletti che ci fa capire quanto c'è l'ospite, abbiamo mister Specchia collegato, allora vediamo se lo riusciamo già. Me lo auguro di sì. Eccomi, ciao Francesco. Mister, ci sei? Eccolo, lo vedo, ma non lo sento per ora. Eccolo. Ciao mister, come stai? Bene Francesco, benissimo, grazie. Abbiamo qualche problemino diciamo di connessione, vediamo se lo riusciamo a sentire. Mister, ci senti? Io ti sento bene. Bene, perfetto, eccolo qua. Allora, mister, numeri pazzeschi per questo Napoli. Abbiamo analizzato in questa prima parte con Raffaella Iuliano e con Raffaele D'Antonio che ti salutano. Ciao, abbiamo analizzato quello che è questa. Conosco bene lei la mamma. Certo. Abbiamo ciao, analizzato questi numeri pazzeschi di questo Napoli. Te lo aspettavi? Dimmi la verità, te lo aspettavi a inizio campionato? Nessuno poteva aspettarselo, diciamocela tutta. Non potevamo immaginare che potesse far bene, ma mica fino a questo punto. Cioè, nessuno poteva supporre che il Napoli avrebbe poi sbaragliato il campo, avrebbe proprio stracciato il campionato. Questo credo che vada detto chiaramente. Poi è stato un gran lavoro fatto da tutti, da quelli che hanno fornito a Spalletti gli attori protagonisti, che ci ha messo quest'anno, dove mi pare che non abbia sbagliato nulla. Quindi è un Napoli che si avvia al trionfo, diciamola tutta, senza sdoganiamo qualsiasi forma di scaramanzia, e la parola scudetto deve essere sicuramente tenuta da conto, perché è dopo 33 anni che sia proprio giusto poterne avere quella gioia. Mister, è più un lavoro di tutto il gruppo, della società, dell'allenatore, dei giocatori stessi, o c'è stata anche una ventata di freschezza in questo spogliatoio del Napoli? Io non voglio tornare indietro, né mi permetto di andare a incolpare i senatori, però io dico sempre una cosa, sai, quando in una stanza dove non si apre da tempo la finestra finalmente fai entrare un po' di aria nuova, di aria fresca, di giocatori che avevano grande fame. Ma guarda, è indiscutibile. E quando alcuni giocatori restano 7, 8, 5 anni, 8 anni, comunque hanno un atteggiamento in questa stessa stanza dove tu ben hai detto, e anche conservando per sé dei privilegi, qualche situazione conclamata che nessuno poteva toccarli, che non giova al buon lavoro di un allenatore molto esigente e disciplinato come Spalletti. Quindi io ritengo che senza per questo additare come mele marce quelli che sono andati via, però che magari l'aria fresca che tu hai detto sia realizzata con una squadra fatta da ragazzi umilissimi, con grandissima voglia di affermazione, che avevano quindi voglia di stare a Napoli perché per loro Napoli era il massimo che potevano ottenere. Magari c'era qualcuno che
aveva già, era abbastanza sazio, si accontentava di Napoli, non aveva ancora l'innamoramento che hanno avuto questi, e credo che quindi questo sia uno dei motivi salienti che hanno permesso di partire così bene, di affermarsi come stiamo facendo noi, proprio perché c'è un gruppo sanissimo. Ti faccio fare una domanda da Raffaella Iuliano. Buonasera mister, come stai? Buonasera, saluta anche mamma, mi raccomando. Certo. Allora, vedendo un attimo la cavalcata di questo Napoli che sembra davvero non avere rivali e speriamo non li abbia fino alla fine del campionato, l'ultimo scoglio che diciamo ci lascia un punto interrogativo è proprio la Champions, perché ovviamente gli ottavi sono sempre un tabù per il Napoli e l'Eintracht non è una squadra semplice da affrontare. Tu al posto di Spalletti come prepareresti queste due gare con l'Eintracht? Ma guarda, io credo le preparerei come farà Spalletti, cioè con la maestria che ha mostrato. Io non sono Spalletti, però credo che al campionato e si è pensato benissimo. Credo che poi ora, affrontando la gara in campo esterno, una gara difficile, perché poi le tedesche sono tutte quante squadre che hanno uno spirito indomabile, al di là del loro valore che può essere non eccelso, però giocano fino alla fine, quindi è importante che noi affrontiamo, ecco, la gara del 21 febbraio con la massima applicazione. Io credo che voi Spalletti saprà lui stabilire. Io sentivo prima un vostro passaggio dove appunto si diceva chi giocherà a destra, ma io non so a sinistra chi sia, ma ecco, Lugano ha mostrato per esempio anche nell'ultima partita fatta a Napoli benissimo che si sa sacrificare in chiave difensiva, come magari non sa fare lo stesso Politano, cioè è un giocatore che ha caratteristiche diverse. Quindi poi è stato abile Spalletti fino ad ora a trovare sempre il giusto momento per far giocare Tizio più che Caio, dare il giusto cambio a Tizio con Caio. Quindi in sostanza credo che la partita va analizzata bene, va preparata bene, e poi ecco, sono sicuro che se riusciremo a fare nostra questa gara, o comunque superare lo scoglio della squadra tedesca sia fuori che dentro, poi veramente potremmo arrivare almeno quest'anno, io lo spero, credo, alla semifinale, perché sarebbe un altro traguardo meraviglioso che questo Napoli meraviglioso può tenere quest'anno. Allora, l'ultima te la faccio fare da Raffaele D'Antonio, poi ti salutiamo, mister. Dai. Ciao mister, buonasera. Io ti volevo chiedere, abbiamo visto questo Napoli affermarsi in campionato, speriamo si possa affermare anche in Champions, ma secondo te quali sono i rischi, le problematiche che ancora ci possono essere in stagione? Un calo di tensione piuttosto che gli infortuni, piuttosto che altro? Ma guarda, la bellezza del calcio è che appunto quello che oggi è sicuro domani e dopodomani non lo è, quindi l'incertezza, l'alea che gioca sempre un ruolo fondamentale, può accadere di tutto, però ecco, a meno che non arrivi un cataclisma, io credo che il Napoli comunque queste mani sullo scudetto non solo le ha messe, ma si può dire che lo sta toccando, se le è quasi cucite addosso. Poi è chiaro, c'è la Champions, però io credo che la Champions sarà vista come una situazione altrettanto bella, direi molto molto accattivante, però non è che per la Champions noi trascureremo la possibilità di vincere con scudetto, che è un'occasione irripetibile che la vita ci dia, che i campionati ci dia. Dopo 33 anni siamo là per riavere una gioia incredibile, poi sarà un atu in più quello di far bene anche in Champions, ma io credo che questa squadra, così come è composta, con la quantità e qualità di uomini, possa aggiustarsela bene sia nel campionato, l'ha dimostrato, e come ha dimostrato anche in Europa in questo primo passaggio fino appunto ad ora di far benissimo il suo cammino. Quindi credo che mi sono un po' sbilanciato, potrebbe anche arrivare alle semifinali, anche grazie al fatto che ora stanno affrontando, non so, Dortmund e Chelsea, e quindi una delle due esce, abbiamo visto ieri il Paris Saint-Germain e poi il Bayern, io credo che una perdita, quindi potremmo trovare, superato lo scoglio entra, anche grazie magari a un sorteggio che io mi auguro favorevole, l'opportunità di andare avanti sarebbe bellissimo, però ripeto, la mia gioia è vedere un Napoli meraviglioso che sta stradominando questo campionato. Bene, bene così. Allora io ringrazio mister Paolo Specchia, grazie mister per il tuo tempo, ci vediamo presto, grazie. Ciao, ancora mister, grazie. Grazie, un saluto a tutti Francesco, a tutti quanti voi che ci seguite, ciao. Grazie, grazie, grazie. Allora, torniamo a bomba. Abbiamo uno Spalletti da farvi sentire ancora un paio di minuti, dove il mister fa un po' il punto. Ha partecipato al
premio dedicato ad Andrea Fortunato e mister Spalletti ha parlato un po' di questo Napoli, di come gioca, di come la squadra non si ferma a niente. Raffaella ha nominato, lo sentirai fra poco, la grande abnegazione di giocatori come Kim, no? Ne parlavamo anche prima, di giocatori che insomma non si fermano mai. Allora sentiamo un attimo Spalletti, poi torniamo qui in, al ristorante al 22. L'Eintracht è forte quanto noi, l'abbiamo già guardato, l'abbiamo già studiato, e sarà una sfida difficilissima, perché poi, come si diceva prima, Gente parlava dell'emozione, lei parlava dell'emozione che si subisce ora, in questi momenti. Penso che qui, da qui in avanti, proprio perché si va ad accumulare delle situazioni che non ti fanno stare tranquilli e che sarà più difficile riuscire ad essere così leggeri e così creativi, così bravi di creare uno spettacolo che possa essere condiviso da tutti, cercando di fare risultati, proprio per la pressione che aumenta in base alle partite giocate, in base alle partite che mancano alla fine. Diciamo, dallo spogliatoio c'è quella statua di Maradona e molti vanno a toccarlo, io pure, quando si esce in campo, perché lo vogliamo portare dentro quella che è la qualità della nostra squadra, perché lui è stato uno che ha vinto attraverso il gioco, attraverso la qualità, attraverso tutte quelle cose che piacciono agli sportivi di questo sport, ai tifosi, per cui vogliamo cercare di assomigliargli il più possibile, e anche lui, come tantissimi personaggi che sono stati citati stamani, lo porteremo sempre dietro per gli insegnamenti che ci ha dato. E allora eccoci tornati, abbiamo sentito Spalletti che ha parlato dell'Eintracht, dicendo che è una squadra interessante, e dopo apriremo ancora meglio la parentesi sulla Champions. Ha parlato di questo Napoli, di questa abnegazione continua sulla questione proprio del gioco di questo Napoli. Raffaele, questo Napoli non si ferma mai, e questa è la cosa bella, no? Sì, Francesco, io credo che sia quello che più salta all'occhio rispetto al passato. Tu prima a Mister Specchio hai parlato di aria fresca, aria nuova, giocatori che hanno dato nuove energie, nuova linfa a questa società, ed è fondamentalmente così. L'anno scorso, o meglio fino all'anno scorso, quando le cose non si mettevano bene, quando il Napoli partiva bene o poi magari subiva un gol in contropiede, avevi sempre il dubbio che questa partita si mettesse male, ci fosse, il Napoli avrebbe avuto difficoltà a ribaltarla. Quest'anno, quando quelle poche volte che è successo, il Napoli è sempre ribattuto colpo su colpo, ha sempre dato dimostrazione di esserci prima mentalmente, poi fisicamente e poi tecnicamente, ha dato dimostrazione di una solidità complessiva, appunto, di questi tre fattori, che è incredibile e che è evidente che sia buona parte da attribuire all'allenatore, che dà chiaramente un certo tipo di mentalità, ma anche dagli attributi dei giocatori stessi, presi singolarmente. Kim, che ha fatto anche degli errori banali nelle ultime partite, ma che poi si è sempre premurando di andarci a mettere una pezza. Certo, assolutamente. Soprattutto l'impostazione, la stessa cosa fa Kvara, Osimhen, che anche quando sembra che non essere inserita, poi ci mette lo zampino, fa un gol, fa un assist, fa una giocata,
e così tanti altri, il livello della squadra medio si è alzato molto, molto. Basta pensare a Mario Rui, quante ne abbiamo sentite? Mario. Quante ne abbiamo sentite negli anni su Mario quante Rui? Quante ne ha sentite, poverino Mario Rui? Quante ne ha sentite? E quanto Mario sta girando quante bene quest'anno? Sono fischiate le orecchie a Mario Mamma Rui. Mamma mia, povero Mario, quante ne ha sentite, Mario. Ragazzi? Veramente povero Mario, perché poi ne ha subito di tutti i colori. Raffaella, abbiamo parlato tanto di Kvaratskhelia, abbiamo parlato di Lozano, tu ne elogiavi anche le ultime partite, però insieme a Kvara c'è Osimhen. Noi abbiamo creato quest'altra schermata, l'abbiamo chiamata tutti KO, perché Kvara con la K, la O di Osimhen. Quanto questo ragazzo è diventato fondamentale per il Napoli, un giocatore che vuole vincere il capocannoniere, vuole essere protagonista, ha una gioia nel aiutare la squadra, è sempre pronto a dare il massimo, è un Osimhen che veramente forse non ci aspettavamo così, ma neanche diciamo per quanto è cresciuto. Allora, Osimhen è cresciuto prima di tutto di testa, secondo me, bravo, in maniera incredibilmente veloce. Ha avuto una maturità, non dico da un giorno all'altro, ma quasi da una settimana all'altra, che gli ha consentito di diventare il leader del reparto d'attacco di questa squadra e spesso il leader di tutta la squadra, visto che questa è una squadra talmente compatta, armonica, che probabilmente non si riconosce in un unico leader, però ognuno riempie il suo spazio e gioca in armonia con i suoi compagni. Da questo punto di vista forse Osimhen ha quel gradino in più di responsabilità, di punto di riferimento per tutti i suoi compagni, anche perché poi quello che molte volte ci ha risolto le partite, ci ha sbloccato le partite, certo, anche in situazioni complicate, è stato non a caso insomma premiato proprio pochi giorni fa. Sì, ancora d'altronde atleta con, del Mise. Esatto, ma d'altronde con i numeri che sta avendo e con quello che sta dimostrando, che sembra essere quasi solo l'inizio, perché poi sta in gran forma, è un ragazzo di appena 24 anni. Insomma, io da lui veramente mi aspetto tanto e mi aspetto di vederlo nel Napoli. Ho sentito prima un tifoso diceva speriamo di averlo almeno l'anno prossimo, ma da quando i tifosi del Napoli sono diventati così razionali? Scusatemi, perché soltanto l'anno prossimo? Cioè noi dobbiamo in qualche modo blindarlo. Ma perché... se arriva l'offertona, secondo te che succede? Allora, il problema è sempre lo stesso, si tratta di gioielli che però in certi casi dovrebbero essere incedibili, certo, a meno che non arrivi a un livello tale di palmarès, come dire, di sicurezza come società, come squadra, come storia, come trofei vinti, che puoi permetterti di cambiare campione di pari livello, ma immaginare poi di rinunciare a un talento del genere che ha appena 24 anni, quindi diciamo non è vecchio, anzi sta nel cuore della sua carriera, e di non prolungargli il contratto per altro tempo e di immaginare di metterlo in vendita. Secondo me lo prolunga, il problema è che arriva l'offertona di 130 milioni, come resisti? Anche per il calciatore, casomai lo sai, il tetto ingaggi del Napoli conosciamo, no? De Laurentiis, anzi si parla di una possibilità di allungare il tetto solo per Osimhen. A proposito di soldi, visto che ecco, si parla visto di che soldi, stiamo parlando. Io ricordo, poi correggetemi se sbaglio, vai. Nell'acquisto di Osimhen, che è venuto più o meno 70 milioni di euro, euro più o meno, non si è mai capito bene, sembrava quella cosa, ti do mezzo di quello, bravo, un quarto di quell'altro, come Oronzo Cana. In ogni caso, ricordo che nell'acquisto di Osimhen c'era anche un bonus di 10 milioni di euro in caso di quarti, quindi qualora dovessimo superare questo scoglio, insomma il caro presidente dovrà sganciare bozzare anche un altro 10 milioni di euro. No, ma poi ci sono tanti bonus. Osimhen ogni gol che fa guadagna, allora, questa era una tecnica che aveva Ferlaini, ecco, per dire la verità. Quindi qualcosa. Lui con i premi partita siamo andati avanti per molti anni, abbiamo raggiunto dei risultati che ancora oggi ricordiamo, quindi insomma lui stesso era felice di spenderli quei soldi, anche perché ovviamente poi si raggiungevano risultati insomma ineguagliabili, quindi va benissimo così, ma è una tecnica, come dire, un incentivo in più, non che i calciatori siano mercenari o che, però naturalmente sapere che puoi avere anche un regalino un in più ti dà delle motivazioni superiori, quindi ben venga anche ben venga, il gioco di Osimhen da questo punto di vista, penso che ci aiuterà volentieri a uscire.
uscire dallo scoglio ottavi. Allora, voglio sapere anche tu come la pensi su questo Osimhen. Poi intanto continuate a scriverci 342 38 12 922. C'è Rosario Furno che dopo ti leggo, perché la scaramanzia dei napoletani è sparita, io non so dove è finita, dopo te lo chiedo. Però su Osimhen ancora. Sì, Osimhen non ho tante parole da dire, perché me le ha rubate tutte, Francesco, le abbiamo già spese tutte. Posso aggiungerti che ce l'ho a Fantacalcio. È più di questo. Cioè, ma è la coppia giusta, abbiamo fatto. Ti ho detto tutte KO con Kvara e Osimhen. È la coppia giusta. Rivediamo in maniera evidente, soprattutto Francesco, il gol che gli ha regalato Kvara due settimane fa, non questa con la Cremonese, ma la partita precedente con lo Spezia. Kvara riceve un regalo dal difensore avversario, si trova la deve davanti, solo buttare dentro, diciamo, la deve ci trova davanti a 7 metri di porta, il portiere chiaramente preso di contropiede, non era posizionato benissimo. Guarda, vedi Osimhen con la coda dell'occhio, gli serve la palla. Cioè, se non è questo l'amore, mo che ce ne siamo subito dopo San Valentino. Bravo, esatto. Se che sono amore. Cioè, più coppia di così. Che sì, vuoi dalla vita? In campo, quando io mi tolgo un gol già fatto per regalarlo a te, che incredibile. Chiaramente ne giovi sotto tutti i punti di vista, anche per la classifica anche, esatto. Più di questo, che come si devono intendere di più quei giocatori? Parlano la stessa lingua calcistica. Hanno portato questa intesa già a livelli di quelli che furono Insigne e Cagliacon. Sì, bravo. Io ricordo qualche anno fa si diceva cerca una donna che ti cerchi come Insigne cerca Cagliacon. Ieri ho letto la stessa frase con Kvara e Osimhen. Più chiaro carina, di così. Carina. Raffa, allora prima di andare di nuovo in pubblicità, avremo poi un altro ospite. Ti giro Rosario Furno che scrive: senti qua, no, ma a me fa sorridere. Buonasera, direttore. Fermarci per un mese, 5 partite, siamo in ritiro mentre loro se la giocano. Vinciamo ugualmente perché loro non le vincono 5 consecutive. Per il bene del campionato, il Napoli per 5 settimane ferme se la giocano loro, ma perdono ugualmente. Questo è Rosario da Pozzuoli. Allora, cioè, dove è finita la scaramanzia dei napoletani? Noi due che insomma abbiamo sempre lavorato su quelle che sono le cose di Napoli culturalmente e anche per quella che è proprio la scaramanzia, la bellezza della nostra città, e tu hai fatto un programma anche su queste cose. Cioè, dove è finita? Io sono quasi stranito, io non ci riesco a essere così ottimista. Sarà la vecchiaia. Ma soprattutto, caro Rosario, ma rinunciare a giocare è un peccato. Cioè, perché infatti, questo bravo. Napoli è così bello che noi dobbiamo vederlo sempre di più, anzi, proprio perché è una festa ogni volta che arriviamo e guardiamo il Napoli sul campo. Quindi mi rendo conto della tua provocazione, perché di questo si tratta, una provocazione. E forse è vero che quest'anno gli avversari non sono all'altezza di questo Napoli, ma perché questo Napoli semplicemente è stratosferico. Noi esaminavamo prima con Raffaele i numeri delle altre squadre, degli avversari, giustamente, che hanno fatto un campionato buono, cioè di buon livello. Anche la Juventus, se non avesse avuto i 15 punti di penalizzazione, sarebbe comunque lì vicino all'Inter, in una situazione positiva. Il problema per loro è che il Napoli è imprendibile. Il Napoli, mi verrebbe da dire stasera, visto che mi stai facendo del male perché tu sei un sadico, è come una pizza margherita. È la perfezione, l'armonia dei sapori, uno che completa l'altro, e la pizza perché io ancora non ho visto. Fra poco la mangerai, e non ti preoccupare, a fine puntata. Allora, al ristorante al 22 gustate veramente una pizza eccezionale. Allora, c'è Gaetano Bragliolo della nostra redazione, dice: hai comprato la bandiera? No, ancora no, non ma vi non preoccupate. Non si può, tra l'altro. È vietato. Allora, poi ti salutano, ci sono vari saluti anche per Raffaella. Allora, dopo andiamo però in pubblicità. Me le dici? Sì, dopo te li leggo. Allora, andiamo in pubblicità adesso, torniamo, terza parte in cui parleremo tanto di
Champions, ma avremo ancora un ospite, quindi restate con noi, anche scriveteci al 342 38 12 922. Va al ristorante al 22, grazie a tutti gli amici che ci stanno scrivendo, anche della nostra redazione, il nostro Gennaro D'Elena che ti saluta. Gennaro è un caro amico. Sempre un caro amico. Poi c'è Raffaele Iovinella, direttore, buonasera, abito a Modena e venerdì con il Sassuolo saremo in maggioranza, nonostante il divieto di trasferta, rispetto a tifosi del Sassuolo, per prendere il biglietto abbiamo fatto ore di fila. 9.000-10.000 persone, Raffaella, saranno a Sassuolo venerdì sera, gioia incredibile, però peccato questa limitazione purtroppo per quello che sappiamo essere successo tra tifosi del Napoli e tifosi della Roma. Io credo che molto spesso la giustizia sportiva, se così si può definire, è poco concreta. È poco efficace soprattutto nel gestire determinate situazioni. Abbiamo visto, ad esempio, mi viene in mente l'ultima dei cori simpatici dei tifosi della Spezia che insomma ci hanno detto di tutto e di più, anche colpendo chi non c'è più, e loro si sono regolati dando una multa ridicola di 10.000 euro alla società. Cioè, in questo modo ovviamente tu non risolvi il problema, in questo modo non solo fai uno smacco alla società, certo. Ma naturalmente i tifosi se ne fregano altamente, se così si possono definire, se si possono definire tifosi che magari poi ovviamente vanno allo stadio per altro. Infatti, quindi è la stessa cosa, cioè ci sono stati scontri tra quelle tifoserie, l'autogrill che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato, ma vietare la trasferta a tutti i tifosi che vivono in Campania mi sembra veramente ridicola e inefficace come disposizione, visto che ovviamente non va a curare il problema, cioè io ho mal di testa, prendo qualcosa per il mal di denti o per il mal di pancia, cioè non c'entra nulla, ecco, bisogna andare sul fondo del problema. Non solo, c'è quell'idea che hanno lanciato, insomma, quel divieto di portare con sé sciarpe e bandiere del Napoli, una cosa ancora più triste, perché naturalmente con tutti i napoletani che ci sono lì a Reggio Emilia, ma anche a Bologna, sì, però poi l'abbiamo chiarita quella vicenda col fatto che soltanto la tribuna sud, che sarebbe la loro curva, il Sassuolo ha specificato, è sbagliato quella dizione, però ha specificato, ha detto non era per lo stadio, era perché i tifosi del Sassuolo hanno detto nella nostra curva non vogliamo bandiere altre, perché una cosa tristissima, lo so, è una cosa tristissima. Cioè, il concetto resta triste, per quale motivo io non posso portare i miei colori accanto a un uomo che tifa Juventus, Inter, Lazio, Roma, Inter o Sassuolo, cambiare, cioè per quale motivo? Per me è qualcosa di aberrante, veramente assurdo, certo. Insomma, per non dire altro, quindi non ha senso, e non ha senso soprattutto che lo dica in maniera ufficiale la società che dovrebbe in qualche modo fatto tutelare con tutte le squadre, l'hanno fatto anche col Milan, con l'Inter, non migliora la loro situazione. Che i tifosi del Sassuolo sono assolutamente dei pazzi che non sopportano in nessun modo. Allora fammi salutare Massimo D'Alessandro, Radio Marte, che ci sta seguendo. Ciao Massimo. Abbiamo fatto un intervento prima e abbiamo però in collegamento, lo ringraziamo, salutiamo Antonio Ottaiano. Antonio, ci sei? Eccoti, è grande Antonio Ottaiano. Grazie, ciao Antonio, buonasera. Buona Antonio. Buona serata, grazie. Grazie. Con me Raffaella Giuliano, Raffaele D'Antonio, quindi che ti faranno anche loro qualche domanda. Allora, parto io, Antò. È chiaro che abbiamo parlato di tante cose, dai numeri pazzeschi di Kvaratskhelia e di Osimhen, abbiamo parlato di questi numeri pazzeschi del Napoli in generale, una squadra che ha 15 punti sulla seconda. Ti faccio la domanda più banale del mondo, te l'aspettavi? Devo dire sì. Io quando si discuteva della sostituzione, diciamo, dei quattro importanti in alcuni momenti tra luglio ed agosto, io sostenevo che il Napoli sarebbe stato più forte dell'anno scorso, non perché quei quattro non erano dei calciatori fondamentali, erano calciatori straordinari che hanno dato tanto e che dobbiamo ringraziare, ma è cambiato qualcosa all'interno dello spogliatoio. Oggi io l'ho definito in certe circostanze uno spogliatoio orizzontale,
dove nel gruppo non c'è chi si sente un gradino al di sopra e non c'è chi si sente un gradino al di sotto, c'è un'atmosfera diversa. Poi credo che quei quattro, oltre che dal punto di vista tecnico, non potevano dare null'altro. C'era qualcosa che andava cambiata e chiaramente la scelta poi si è orientata verso calciatori straordinari, con completamento della rosa, che chiaramente dobbiamo dire che la rosa complessivamente è sicuramente più forte degli anni precedenti, e questo credo abbia fatto la differenza. Quindi una cosiddetta, io l'ho chiamata ventata di freschezza, Antò, una ventata di freschezza di calciatori, come dicevi tu, che avevano fame adesso. Sì, sì, adesso anche io ho fame. Anche tu hai fame, lo so. Ripeto, non è una questione solo tecnico-tattico, che quelli erano dei grandissimi calciatori, però non riuscivano a dare oltre quello. Questi hanno dato qualcosa di nuovo, l'atmosfera, il sentirsi tutti sullo stesso piano, il non sentirsi un gradino al di sotto, ma non perché lo si facesse pesare, ma probabilmente perché la coesione del gruppo aiuta in certi contesti e in certe situazioni. Probabilmente questa è la marcia in più che ha il Napoli di quest'anno. Il grande cambiamento ha portato ad avere anche un giocatore come Osimhen, no? Che era forse un po' acerbo. Noi adesso abbiamo preparato questa schermata che ti facciamo vedere, non solo Kvaratskhelia ma anche Osimhen, questo KO per tutte le altre, no? Loro due li stanno battendo tutte, però è chiaro che c'è un gruppo. Quanto c'è di Spalletti nel miglioramento di Osimhen? Ma credo ci sia indubbiamente il contributo, dirlo, anche se il ragazzo chiaramente è cresciuto, però Spalletti secondo me ha corretto alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti, alcuni sprechi di energia che probabilmente lui negli anni scorsi per la voglia di fare consumava. Questo è indubbio il contributo di Spalletti. Però è chiaro che c'è tutto, no? C'è anche il ragazzo è diventato più maturo, però Spalletti ha avuto un ruolo determinante, secondo me, nella crescita di Osimhen. Certo. Allora, Raffaella Iuliano ti fa una domanda, vai Raffa. Buonasera Antonio, è un Napoli di attrazione internazionale, nel senso che ovviamente parla tante lingue, da Kim a Osimhen, a Kvara, naturalmente... Il calcio è cambiato, quindi è più internazionale. Però io volevo sapere da te se vedi, se immagini un talento italiano che vorresti vedere giocare nel Napoli attuale. Io dei talenti italiani che ho sempre negli ultimi tempi pensato o desiderato che giocasse nel Napoli, gioca nel Napoli. Per me è Raspadori, un calciatore italiano, un talento importante nel Napoli. A me Raspadori piace tantissimo. È uno dei motivi perché ritenevo che il Napoli fosse più forte, perché Raspadori diventava un calciatore, tra virgolette, non titolare. Avere uno come Raspadori nella rosa e non essere titolare inamovibile significa che tu hai una squadra fortissima. Ah, è una grande squadra, sicuramente, questo è vero. Raffaele D'Antonio, una domanda per Antonio Ottaiano, dai. Ciao Antonio, senti, io volevo chiederti anche una cosa sul futuro, ma più in generale. Dov'è il limite di questa squadra? Dove dobbiamo mettere quella linea di marcazione per dire ok, abbiamo fatto il massimo? Ma perché dobbiamo porre dei limiti a questa squadra? Questa squadra dobbiamo mettere il limite straordinario. Allora, il cammino è straordinario, io credo a questo punto siamo tutti potremmo anche evitare i debiti scongiuri, credo che oramai il campionato dovrebbe essere solo una catastrofe per perderlo, però io credo che questa squadra con qualche pallina tirata fuori in modo fortunato ci può dare pure qualche altra soddisfazione importante, perché oramai loro sono in un'armonia nel gruppo e con se stessi che si sentono nella condizione di poter sfidare tutti, e quando sei con questo stato d'animo e con quella qualità, perché non dimentichiamo, il Napoli ha qualità, non è solo armonia del gruppo, anche grossa qualità,
si possono raggiungere risultati veramente importanti. Il limite non lo so, vediamo dove arrivano, perché dobbiamo porre dei limiti. Noi godiamoci il momento, godiamoci il risultato straordinario che stiamo raggiungendo e vediamo dove arriveremo. Antò, l'ultima prima di salutarti te la faccio invece in chiave mercato. Prima parlavamo, no, delle offerte possibili, no, per Osimhen per l'anno prossimo. È chiaro che il Napoli proverà a mantenere Kvara almeno per un altro anno, così come Kim sta provando a togliere quella clausola che potrebbe essere un problemino a fine di questa stagione. Però è chiaro che ci potrebbero essere le sirene inglesi. Secondo te De Laurentiis proverà veramente a frenare queste sirene, casomai alzando anche un po' il l'ingaggio del nigeriano, o secondo te Osimhen diventa difficile trattenerlo? Ma ragazzi, io se conosco un po' De Laurentiis, pare che lui l'abbia dichiarato che vuole trattenerlo e farà di tutto per, se l'ha detto lo farà. Poi è ovvio, se il ragazzo vuole per forza andar via, io sono dell'idea il calciatore va lasciato libero, ovviamente dietro l'autocompenso, come si suol dire, e credo che se arriviamo a delle cifre iperboliche non c'è calciatore che regga. Io sono dell'idea che quando raggiungiamo certe cifre, 100-150 milioni, quando il calciatore non ha volontà di restare, io credo vada ceduto ieri e non domani, se ci sono queste condizioni. Però non credo sia la situazione che si ripresenterà d'estate. Io credo che questo probabilmente sarà un qualcosa che potremmo vivere di qui a qualche anno. Io credo che l'anno prossimo i ragazzi desiderano ancora cavalcare questa avventura, almeno questa è la mia sensazione in questo momento. Certo, è chiaro. E allora grazie ad Antonio Ottaiano. Antonio, ti aspetto qua. Grazie a voi. 22 alla Pigna Secca, ti aspetto qui. Grazie di cuore, Antonio Ottaiano. Grazie a voi ragazzi. Alla prossima. Buona serata e buon proseguimento. Grazie. Alla prossima. Allora ragazzi, Champions, mentre la Champions si sta giocando, si giocherà nei prossimi giorni, abbiamo detto occhio al Sassuolo, ma occhio soprattutto a questa Champions. Torna finalmente la Champions, è una vetrina internazionale che al Napoli fa solo bene. È una vetrina internazionale che fa sempre bene. La Champions è quel qualcosa in più che può dare lustro non solo alla società, ma dare anche quella vetrina che tanti giocatori cercano, perché tanti giocatori, soprattutto se la politica societaria rimarrà questa dei giovani, giocare la Champions, fare bene in Champions, ti dà quella dimensione di vetrina che i giocatori giovani vogliono ottenere. Basta un nome su tutti, Simeone. Simeone, beh, sì, quello che l'ha convinto prima ancora di tutto è stato a giocare in Champions. Poi sicuramente anche la sua volontà di giocare col Napoli, è un giocatore che sicuramente ha sposato il progetto. E lo si capisce chiaramente dal fatto che non giocando tantissimo non ha dato problemi, non ha creato polemiche, non ne ha fatte, quindi ma questo è stato un plus, questo della Champions, non indifferente. E se oggi il Napoli si conferma a questo livello, se domani il Napoli supera magari il turno di Champions arrivando al turno successivo, semifinale o quello che è, l'anno prossimo quando vai sul mercato, perché poi il mercato non è che si ferma. Certo. Dovendo prendere un nuovo giovane o un non giocatore affermato, sapere da avere la carta della Champions a poterti giocare, vieni che da noi ti giochi la Champions anche a un certo livello, è sicuramente un qualcosa in più. Raffaella, torna la Champions, torna quella voglia. Noi stiamo vedendo anche le immagini nei monitor di partite eccezionali, no? Però ci siamo anche noi, veramente ci siamo anche noi. Beh, siamo anche noi e siamo protagonisti soprattutto, ecco, cioè brava. Siamo non più diciamo la squadra di bassa classifica o la squadra con poca esperienza, siamo la squadra che fa paura a molti avversari, siamo la squadra che molti sperano di non trovare nel sorteggio. Bravissimo. Ed è quindi un capovolgimento anche della percezione che c'è sul Napoli in
in questa coppa, che insomma per me era la Coppa dei Campioni, ovviamente, beh, certo, differente, con regole differenti, con situazioni differenti, con e ahimè differenti, anche storie differenti. E che certo, sta per cambiare, ricordiamolo, perché arriverà ancora, sì, l'anno prossimo, ma cambierà ancora, infatti bisognerà cambiare. Sarà ancora più divertente. Beh, vabbè, diciamo che ovviamente adesso si punta allo spettacolo e sì, quindi si punta ovviamente sempre di più a, a creare per lo spettatore quante, e soprattutto quante anche più, questi qua, esatto, ma quelli sono strettamente connessi, lo spettatore che fa arrivare. Però a proposito di Simeone, io direi alla, alla Pesaola mi hai rubato la idea, ecco, nel senso che chiedo scusa, che io spero di vedere Simeone almeno in un, non so se, se già a Francoforte o magari al ritorno con a Napoli, sì, sarebbe bello vederlo in un palcoscenico internazionale di questo tipo, di questo livello, e soprattutto non dimentichiamo che Simeone è il più napoletano tra i nuovi acquisti, assolutamente, cioè veramente lui ha sposato, come dici tu, la causa della, della società, della squadra, ma ha sposato la città, cioè Simeone ama non soltanto Napoli ma proprio il golfo, ama tutte le bellezze della Campania, diciamo rivedo in lui un pochino dell'entusiasmo che aveva colui che è nel mio cuore, Dries Mertens, è stato vero, veramente l'unico per cui diciamo... Mi fai fare una domanda, quanto, sì, quanto questa squadra ha fatto dimenticare Dries e Koulibaly, adesso stavamo vedendo il Chelsea, no? Che addirittura in, in panchina Koulibaly, quanto li abbiamo dimenticati, ma per la bellezza di questa squadra. Beh, basti pensare alle parole di prima di Antonio Tajano, che ha detto, ha spiegato in maniera emblematica, insomma, evidentemente alcuni giocatori, poi ecco, non credo si riferisse a Koulibaly e Mertens, insomma, però il loro ciclo lo avevano finito. Sei cattiva, a Napoli. No, perché sei andata a pensare a un altro giocatore. Ma no, vabbè, sono andati via tanti giocatori, quello, tu perché vuoi arrivare quello, sempre lì? Però ecco, secondo me per qualcuno effettivamente il ciclo era finito. Stasera, mamma mia. Per Koulibaly il ciclo non era finito, anche perché insomma aveva ancora molto da. L'avresti tenuto, cioè l'avresti trattenuto più che tenuto. Sarei stata più razionale con Koulibaly, quindi probabilmente l'avrei venduto, perché, soprattutto avendo poi già in cantiere l'idea di uno come Kim, che insomma ha dimostrato di essere un signor difensore. Colui che avrei trattenuto invece, ma una scelta totalmente di cuore, perché poi nell'economia della squadra effettivamente non sarebbe servita a nulla, no, è proprio Dries Mertens, ma perché io insomma gli voglio bene, lo adoro, bene, insomma, è veramente il calciatore che dopo gli anni di Diego mi ha fatto vedere un'altra volta un giocatore che sposa totalmente una città, quella cultura, il suo essere napoletano, il suo chiamare suo figlio Ciro, farlo scegliere di continuare a vivere lì a Palazzo Donnana, a Posillipo, di continuare a mantenere la casa nonostante insomma, certo, si sia trasferito. È veramente un gesto d'amore, tanti gesti d'amore che credo non abbiano bisogno di essere spiegati ulteriormente, però io in Simeone vedo questo stesso spirito, amore, quindi amore, credo, sì, che per lui ci sarà un grande futuro a Napoli, speriamo anche per lui per molti anni a venire. Eh sì, allora il nostro Cesare, che salutiamo, Cesare Rosso, che ciao, Cesare, salutiamo, e dice basta con Koulibaly, era in fase calante, mentre invece un discorso d'amore l'avrei fatto proprio con Dries Mertens, anche se poi insomma c'era Raspadori, c'era Simeone, sarebbe stato difficile trattenerlo, anche perché lui voleva giocare. Se lo trattenevi poi, sicuramente non prendevi tutti, sì, questi giocatori per, esatto, sostituirlo fondamentalmente. Esatto, anche questo è vero. Intanto stiamo vedendo degli scorci belli della nostra pizzeria al 22. Allora, noi ci avviamo verso la fine dell'appuntamento, però prima di chiudere vi faccio la domanda che ci ha girato ancora un nostro amico da casa, che ci chiede, Rosario da Piazzetta Poderico, quanti, ciao, Rosario, cambi, ci richiede ancora quanti cambi fareste col Sassuolo. Facciamo il giochino della formazione, dai, facciamo il giochino con il Sassuolo, dammi i tuoi cambi, diciamo, da quella che ha giocato. Vuoi la con... formazione intera? No, solo no, i cambi. Dammi i cambi, dammi i, allora, cambi. Allora, io farei giocare Don Berello, l'ho già detto, farei giocare Politano e non cambierei il resto. Allora, Raffa. Sì, Politano, Oliveira. Oliveira al posto di Mario Rui, sì. Sì. Un po' di riposo anche per Mario Rui. Elmas per Zelischi, qualcuno ce l'aveva. Oliveira è giocatore di Champions, attenzione, non vi dimenticate. Lo Spalletti, so, lo per Mario, non è che non puoi usarlo in anche in Champions, in campo internazionale. Anche perché Oliveira sta bene fisicamente, non è il tipo assolutamente. Che si stanca no, più no, tanto. No. Però Mario Rui lo vedo in questo momento più in palla, anche se è vero, forse
non è al top, non è stato al top con la Cremonese, però mentre Oliveira era più da coppa, oggi vedo più Mario Arui in questo momento da titolarissimo. Ma noi adesso abbiamo il dovere di pensare alla prossima partita. Lo so che è quella cosa. La prossima partita io farei giocare Oliveira, farei rifiatare un attimo Mario Arui, farei giocare Elmas, perché Elmas rappresenta un gioiellino nascosto che tante volte è subentrato e ci ha risolto la gara, ha sempre dato il suo apporto fondamentale, ha sempre giocato veramente bene, quindi sinceramente meriterebbe qualcosina in più, qualche minuto in più. E allora ragazzi, noi andiamo verso il finale di puntata, prima di fare poi le ultime. La pizza arriva, non ti preoccupare, stai tranquilla. Però no, io voglio un po' chiamarti alla Marcord, ce n'è bisogno, tutti noi. Se vuoi la pizza ti tocca anche questo momento. Allora no, va bene, no, ma il grande affetto per Carlo Iuliano e quindi per Raffaella, che professionalmente ho visto anche crescere tanto, e questo ci fa grande piacere. È passata per Club Napoli, quindi questo è un altro mio piccolo vanto. Ti ricordi questi passaggi, ecco, questo Napoli che si avviava alle vittorie, che vinse lo scudetto? Eri piccolissima, però insomma questi passaggi te li ricorderai, no? Questi momenti, come li hai vissuti insieme a tuo papà, insieme a quello che era Maradona, perché poi Carletto Iuliano significa dire Diego Armando Maradona. Allora, il primo scudetto è stato un'estasi collettiva, perché naturalmente rappresenta la prima volta, così come la prima volta che insomma ci si innamora, così come la prima volta che riesce qualcosa di perfetto, anche da una squadra che magari non era titolata per arrivare a quel risultato. Io ricordo ovviamente in maniera molto più nitida la Coppa UEFA, il secondo scudetto, e ci metto in mezzo anche la Coppa UEFA proprio perché è stato il primo trofeo internazionale di livello altissimo, perché ovviamente avevamo la Coppa Italo-Inglese e così via, però vabbè, ma insomma, ovviamente parliamo di Coppa UEFA, che era un'altra cosa, e io lo dirò sempre, era l'equivalente dell'attuale Champions, si giocava tra le prime squadre dei campionati, così come adesso si gioca la Champions League. Bravissimo. Mentre all'epoca la Coppa dei Campioni la giocavano i campioni, quindi soltanto coloro che vincevano insomma il campionato. Per questo c'è da dire questa cosa, perché c'è un'emozione legata alla Coppa UEFA fortissima, e ovviamente anche al secondo scudetto che ricordo come la conclusione di un'epoca da favola. Probabilmente all'epoca c'era la sensazione di vivere qualcosa di irripetibile, c'era la consapevolezza di essere forti, cosa che rivedo nel Napoli attuale, perciò sono molto fiduciosa nonostante la scaramanzia. Ovviamente questo Napoli qui non lo vivo più dall'interno, quindi lo posso vivere semplicemente da tifosa, da esterna, da tra virgolette addetta ai lavori, ma ormai siamo tutti. Come faceva Carlo a frenare gli entusiasmi? È vero che il Napoli di Maradona quel primo scudetto poi lo vinse con le squadre avversarie che comunque erano dietro, e così anche il secondo, no? Con il Milan, testa a testa con il Milan, che c'era stato l'anno che l'abbiamo perso lo scudetto, e poi quegli anni successivi con il Napoli che vince. E com'era tuo papà con Diego, come riuscivano, secondo te, per quelli che hai dei tuoi ricordi, a mantenere la tranquillità anche tra noi giornalisti? Erano molti di meno, perché io non ho iniziato in quel periodo, ho iniziato un po' dopo, erano molti di meno, però ecco, anche lì c'era grande euforia, soprattutto poi per quel Napoli di Maradona che aveva vinto la Coppa e che stava vincendo per esempio il secondo scudetto. Allora sì, i giornalisti erano di meno a livello pratico, però l'attenzione mediatica sul Napoli era mondiale proprio a causa e per fortuna di Diego. Quindi io ricordo che arrivavano veramente richieste di accredito dal Giappone, da ogni parte del mondo, e richieste magari di interviste, di qualsiasi cosa, perché Maradona era colui che ha reso Napoli famosa nel mondo. E ha reso probabilmente Napoli collegata a Maradona come nome, più magari ecco della pizza o di qualcosa che associa gli spaghetti e così via. È.
all'Italia. E ancora lo è. Io voglio soltanto aprire una minuscola parentesi dello scorso anno, di qualche mese fa, che sono stata in Ucraina per lavoro. Sì. E c'era un fixer, cioè sarebbe la persona che viene affiancata alle troupe quando fai certi lavori un po' pericolosi. E questo fixer ucraino, quindi non si è mai mosso da fuori l'Ucraina, disse: di dove sei? Ovviamente parlavamo in inglese. Italia dove? Napoli. Ah, Napoli, Maradona. Ecco. Un uomo che nel 2022, perché era il 2022, mi dice Napoli uguale Maradona, mi fa capire che qualcosa di speciale abbiamo vissuto veramente. E così è stato. Quindi all'epoca era difficilissimo gestire la pressione mediatica su Diego, sì, anche perché Diego qualsiasi cosa faceva, diceva, ovunque andava, era una notizia. E naturalmente era anche complicato cercare di proteggerlo in qualche modo, sì, perché poi Diego era fondamentalmente... Però dimmi la verità, qualche volta io ricordo, insomma, dai racconti dei colleghi più grandi di me, io ricordo che c'erano alle volte che papà tuo, Carletto, usciva e faceva: oggi non parla nessuno, e invece poi usciva Diego e voleva parlare. Vabbè, ma proprio per questo, perché lui di carattere era estremamente spontaneo. Scusateci questo momento di Amarcord a chiusura di puntata. Saluto anche Giovanni Improda, che è arrivato, il grande Gianni Improda della pizzeria al 22, che ringraziamo. Però insomma, per me parlare di Carletto Giuliano è un attimo sempre particolare. Vai, scusami Raffa, vai. Allora, in genere la sua risposta era: Diego vi ringrazia, ma preferisce non parlare. Esatto, poi magari poi qualche minuto dopo Diego ci ripensava, anche perché poi all'epoca c'era un rapporto quasi personale con molti giornalisti. Quindi diventava anche, come dire, per Diego sembrava brutto in qualche modo non rilasciare una dichiarazione, perché poi lui era molto morbido caratterialmente, anche quando lo vedevi arrabbiato per cose che magari poi realmente gli facevano, perché nessuno è mai stato tanto buono con lui, cercavano sempre in qualche modo lo scoop, anche coloro che gli volevano bene. Però lui insomma cedeva volentieri, e poi quando partiva non si fermava perché Diego non si fermava, perché era estremamente spontaneo. Come lo fermare? Così Carlo provava a fermarlo. Mai costruito, mai sulle sue, mai ipocrita. La cosa che secondo me colpisce nel carattere di Diego Armando Maradona è la sincerità e la generosità. Sono quelle due cose che lo hanno sempre caratterizzato. E forse la sua aria da bambino, insomma, il suo bisogno di amore, di affetto, anche quello che diciamo poi lo faceva lanciare tra le braccia dei tifosi napoletani, che veramente ne succhiavano l'anima. Bravo, se potevano, certo, perché certo, ovviamente Diego era visto come qualcosa di divino, cercavano certo tutti di avere un contatto anche fisico con lui, di toccarlo, di prendergli un capello, insomma, certo, una testimonianza. Era particolare anche qualcosa. Tutto. Però lui accettava di buon grado veramente una pressione che oggi non sarebbe, ne abbiamo visto i casi come Messi, Ronaldo, giocatori che hanno pressione alta da parte dei tifosi, ma comunque c'è un rapporto molto distaccato che vive attraverso i social. E invece all'epoca non c'erano i social, non c'era internet, no. C'era un assento qualche macchina fotografica con cui si facevano le foto, quindi ovviamente il tifoso aveva bisogno di vedere il giocatore da vicino, di toccarlo, di incontrarlo, di chiedere un autografo. E adesso ovviamente è cambiato tutto, però in questo Diego si prestava moltissimo, visitava spesso i club Napoli, andava a far visita ai tifosi, si lanciava anche in queste iniziative, perché per lui il tifoso era espressione del popolo, e il popolo per Diego era sacro, quindi era uno di noi, sempre stato. E allora grazie a Raffaella anche per questi bei ricordi che lei ha vissuto insieme al grande Carlo Giuliano. Allora, ufficiale, esonerato Nicola, arriva proprio il comunicato in questi minuti, quindi è ufficiale, pare che arrivi Paolo Sosa. Ragazzi, abbiamo sforato, scusateci, ma era bello ricordare Carlo Giuliano ancora una volta, è sempre bello ricordare Carlo Giuliano. Ricordiamo che c'è la targa nella tribuna stampa del
attuale Maradona. Sì, ti ho chiesto tra l'altro, fammi aprire un'altra parentesi. No, vai, dici. Ho chiesto all'assessorato sia allo sport che al turismo, che perché conosco, sì, se è possibile farla rifare, perché so che sì, si è ossidata. È un po' di tempo che non vado allo stadio per motivi certo, professionali, però insomma so che si è ossidata ed è triste, quindi anche faccio un appello, anche a spese mie lo faccio volentieri, però voglio rifare questa targa, perché è giusto insomma che sia all'altezza della tribuna stampa. Esatto, tribuna stampa per sempre intitolata a Carlo Giuliano. Grazie a Raffaele D'Antonio, ciao Raff. Grazie a te Francesco. Ci vediamo venerdì con te. Venerdì. Ci vediamo venerdì. Grazie di cuore a una amica, soprattutto una grande collega, Raffaella Giuliano. Ciao Raffaella, grazie. Ciao Francesco, grazie a te. Però la pizza adesso arriva, stai tranquilla. Allora, grazie a Gigi Martorano, a Renato Pagano, a Davide Tramontano. Che è successo? Tutti così, e Giuliano pure. Giuliano, vedi? Grazie a Gianni in Prota e alla 22. Ci rivediamo martedì, non mercoledì, martedì, perché c'è pre e post. Quindi mi raccomando, vabbè, ma ve ne ricorderò domani. Club Napoli News alle 15:30 con Gennaro De Lena e i suoi ospiti. Grazie e forza Napoli. Buonanotte. Sempre.